Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi volevo parlare dell'equipaggiamento che uso per fare video. Siccome ho appena comprato questa nuova videocamera, si chiama Sony A6400, vi volevo parlare di quello che ho sempre usato per fare i miei video YouTube e di quello che invece utilizzo da adesso in poi. Quindi, dato che ho fatto un sacco di ricerche sulla cinematografia, su come fare meglio i video, perché sto iniziando a guadagnare qualcosina, ho aperto partita IVA e probabilmente avrete già visto il video perché l'ho messo 2-3 giorni fa, inizio a fare video un po' più professionali, ho preferito investire in una videocamera e dopo aver fatto tante ricerche ho detto questa qua secondo me è la videocamera migliore per me. Quindi vi parlerò dell'equipaggiamento che ho sempre usato e di quello invece che ho scelto. Iniziamo. Beh, innanzitutto ho sempre utilizzato e lo utilizzo ancora iPhone. Uso l'iPhone 11 Pro, ma lo aggiorno praticamente ogni anno verso settembre-ottobre esce il nuovo iPhone, e un po' perché sono fanatico Apple, un po' perché fa dei video incredibili, ha una telecamera comunque che fa video in 4K, 30 fps, 60 fps, tutto quello che volete. I video sono incredibili, fino a ieri, se guardate i miei video, sono tutti fatti con il telefono, quindi diciamo che la videocamera è molto 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 buona. E che cosa uso se non uso il telefono per fare i video? Anche e soprattutto per vlog, quando sono così, faccio semplicemente video, anche tutti i contenuti che faccio su Instagram, eccetera, uso normalmente l'iPhone. Che cosa uso quando non uso l'iPhone? Quando non uso l'iPhone uso questa cosa qua. Si chiama DJI Osmo Pocket, ve la faccio vedere senza la custodia. L'ho presa circa un annetto e mezzo fa, è una mini videocamerina che anche questa registra in 4K 30 fps, 60 fps, si preme, fa tutte le sue cosine strane, della DJI, quindi stesso brand del drone eccetera, e praticamente puoi fare dei video assurdi. Questa videocamera qua è assurda per fare dei video, anche perché ha un gimbal, quindi vedete questa cosa qua, quando fate i video vengono belli cinematici, belli fluidi, perché non va a scatti come un telefono, come qualcosa che non è stabilizzato. Questa è una stabilizzazione incredibile. Quindi per video, foto, eccetera, uso questa per cose un po' più professionali al volo, mentre sono in giro, anche a casa, e invece il telefono soprattutto per fare vlog. Cosa utilizzavo fino ad ora come microfono? Utilizzavo, quindi, per l'iPhone, questi sono tutti equipaggiamenti che vi consiglio se volete spendere poco e non avete voglia di prendere una videocamera. Il vostro telefono, anche se non è l'ultimo iPhone, può andare benissimo comunque. L'Osmo Pocket se volete fare cose un po' più fighettine. E poi, se invece volete aumentare la qualità dell'audio con il vostro iPhone, io ho comprato questo qua, che è uno Shure MV88, un microfono. Ricordate che l'audio è importantissimo, costa un po', in realtà costa 150 euro questo microfono, però alza la qualità del microfono dell'iPhone, che non è il massimo, a livelli eccezionali, quindi ve lo consiglio. E queste sono le cose che utilizzavo. Utilizzavo anche un microfono lavalier, quindi quelli con i fili, costa 10 euro su Amazon, della Boya, lo mettete e si sente di più, solo che a me dava fastidio perché continuavo a muovermi avanti e indietro e avere i fili a me non piace, quindi avevo comprato questo. Quindi queste sono le cose che vi consiglio, io che ho utilizzato finora nel momento in cui usavo il telefono. Registro sempre in 4K 30 fps, tanta gente usa 24 fps, io preferisco registrare in 4K 30 fps e basta. e non vi ho detto una cosa: uso anche un drone, non sempre, anzi in realtà l'ho usato 3 volte perché devo ancora imparare bene a utilizzarlo. Però ho comprato un drone ancora un po' di tempo fa ed è il, oh my god, oddio, il DJI Mavic Mini. Anche questo ottimo per fare video, soprattutto per fare B-roll, ovvero per fare quei mini video di contesto in mezzo al video principale, che io normalmente non faccio perché faccio la maggior parte dei miei video così, in camera, parlando alla videocamera, perché li preferisco, anche se ogni tanto faccio dei vlog. E quindi utilizzo questi equipaggiamenti qua. Vi consiglio semplicemente il vostro telefono, l'Osmo Pocket è incredibile, e di migliorare un po' il microfono. Se invece volete fare un upgrade, dopo aver fatto tantissime considerazioni, ci sono tantissime fotocamere, non ce n'è una migliore, ho deciso di prendere, di investire 1000 euro, quindi costa 1000 euro questa videocamera qua, l'ho presa usata, la trovate anche a meno. Perché? Perché era quella che mi dava questo effetto, non so se vedete, io mi avvicino e vedete questo effetto background. Questo si ottiene quando la lente ha un'apertura molto grande,
e quindi mi serviva una videocamera che registrasse comunque in 4K, che avesse lo schermo, quindi io riesco a vedermi dall'alto, che fosse abbastanza leggera, non costasse 2.000 euro, 3.000 euro, che fosse abbastanza nuova perché è uscita nel 2019 e che avesse la possibilità di mettere una lente con queste cose qua. Premesso che io di lenti non ci capisco niente, so solo che più è l'apertura grande più viene questo effetto sfocato, che è quello che volevo, perché tanti youtuber hanno, quindi utilizzo quello. Adesso vi faccio vedere col telefono invece. Questa qua è la videocamera, è la Sony A6400, vedete che si vede qua lo schermetto, e uso questa Ring Light che ho comprato su Amazon, metto il link in descrizione di tutte le cose di cui sto parlando comunque, e costa penso 80 euro, quindi questa è la videocamera che uso. La scatola è questa qua, quindi la faccio vedere. Sony A6400. Invece la lente per ottenere questo effetto qua è questa qua, Sigma 16 mm, ed è questa lentona enorme, gigantesca, chiamala appena ci sta. Invece l'altra lente che normalmente viene data dentro la confezione è questa lente più piccolina, che si può utilizzare per vlog più normali. Per quanto riguarda invece il microfono, ho scelto il Rode. Non avevo altri soldi da spendere per il budget, quindi ho preso il Rode, che secondo me era quello che costava meno e dava per il prezzo qualità migliore. Rode Micro, lo attacchi semplicemente vicino alla videocamera, ve lo faccio vedere, lo attacchi semplicemente qua, e la cosa bella è che ha questo coso rosso che praticamente quindi evita tutti i disturbi. È uno shotgun, quindi non ha fili, non ha batterie, perché se si va a spendere diciamo oltre i 100 euro di Rode, tutti i telefoni poi rompono perché hanno la batteria, quindi devi metterci la batteria. Io queste cose preferisco di no, preferisco essere più leggero e con meno problemi possibili, e quindi ho comprato questo microfono qua, che secondo me è quello che funziona meglio. Mi raccomando, vi consiglio di comprare un microfono, perché l'audio in sé di ogni videocamera normalmente fa un po' schifo. Per quanto riguarda invece il tripiede, ho comprato questo tripiede qua, oltre a quello che appena avete visto, della Joby. È il GorillaPod, reso famoso da Casey Neistat, perché è molto stabile, molto bello, bello grosso, bello potente, e si può mettere dappertutto. Costa un po', però insomma è un investimento, e poi dovrò anche cambiare questa ring light perché la telecamera è un po' pesantuccia con questa lente. Però fa il suo lavoro, mi piace, mi sta piacendo un sacco. Ultima cosa, vi volevo far vedere che mi è arrivato oggi. Ho comprato... Oh madonna santissima, è caduto tutto. Ho comprato uno zainetto anche per portarmi in giro tutto. Qua ci si attacca... Oh madonna, qua ci si attacca il tripiede. Dentro ci sono tutte le cose per mettere... Ma vi farò vedere una foto fatta meglio. Dentro ci sono tutte le cose, gli accessori. Puoi mettere tutto, costa 25 euro di Amazon Basics. Ho visto le recensioni, sono tantissime, la qualità è assurda, quindi ho preso e mi sta piacendo tantissimo, è bellissimo. E infine, per registrare, vi faccio vedere, utilizzo Final Cut Pro. Utilizzo questo programmino qua, uno dei più conosciuti insieme ad Adobe Premiere, si chiama Final Cut Pro. Guardate come balla l'icona. Vuol dire che il computer ci sta mettendo un po' troppo a farlo aprire. Ecco qua, utilizzo questo perché è il programma insomma con cui ho più domestichezza, e per il Mac, a me piace usare il Mac. Uso l'iPad per scrivermi nelle note il testo di quello che sto facendo, perché così poi queste sono tutte le idee dei miei video. Così poi me le posso leggere quando non so cosa scrivere, tipo come una specie di copione, e poi lo utilizzo, la parte scritta, per metterlo come blog post sul mio blog. Quindi ecco qua ragazzi, questo è tutto quello che utilizzo per fare i video e per fare i miei contenuti online. Contate che io non ne sapevo assolutamente niente di aperture, FM, ISO, eccetera. Vi lascio comunque il link di tutti i prodotti che utilizzo in descrizione. Per i più nerd, adesso che sto facendo anche un corso di cinematografia e videografia per imparare a utilizzare meglio la videocamera e fare meglio i video, perché una videocamera può costare anche 3.000 euro, ma se non sei capace di utilizzarla non serve a niente. E infatti sto ancora cercando di imparare a utilizzarla, probabilmente il video farà schifo, lo sfondo farà schifo, farà tutto schifo, ma troverò un posto migliore dove fare i video. E che cosa posso dire?
per i più nerd, registro in 4K, 30 fps, foto le faccio in RAW, standard, quindi nessun profilo colore, non utilizzo S-Log. E come impostazioni ho un'apertura di 1.4 che questa lente mi permette di raggiungere. ISO più bassa possibile per la mia camera 100, che è il minimo, va bene, e uso una ring light per mettere l'illuminazione. Dato che faccio 30 fps e metto un shutter speed di 1/60, quindi il doppio, il numero doppio del mio fps. Guardando tanti video ho capito tutte queste cose qua. Per gli altri non serve assolutamente sapere queste cose, sono cose che imparate pian piano e che io sto cercando di imparare tuttora. Ecco qua, questo è quello che utilizzo ragazzi per fare video, spero che il video vi sia piaciuto, è un video un po' diverso da quello che faccio normalmente, di solito parlo di beauty care, crescita personale, successo, soldi eccetera, quindi documento un po' il mio percorso verso il successo, però dato che anche questa è parte del dietro le quinte del mio percorso, ho deciso di documentarlo. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ciao!